Allora, ringrazio Lipsia, ringrazio l'amministrazione e la dirigenza di Lipsia, nonché il nostro amico Daniele, per l'organizzazione di questo evento. E insomma, ringrazio anche i componenti del Look, Marco, Andrea, Christian e tutto il resto, insomma, del gruppo che insomma, ci ha adoperato per insomma, realizzare questo evento. Spero che in futuro ci siano altre collaborazioni con Lipsia, visto che insomma c'è. Cioè, esatto. E niente, vi auguro insomma una buona giornata, un buon proseguimento con questo evento. E do la parola a Andrea, che è il primo ospite per catena. Ok, allora. Allora, io finisco ai ringraziamenti, il benvenuto, ringraziamenti ai vostri professori, Daniele, gli altri, tutti quanti gli altri, alla preside che non c'è, vabbè, pazienza. Ringraziamento a voi che siete venuti. Cominciamo questa giornata con una introduzione, nel senso che, come diceva Daniele, di software libero se ne parla tanto, spesso sapendo poco di che cosa stiamo parlando. Quindi qui cominciamo una bella panoramica, tanto per capire l'argomento della questione. E visto anche che insomma, siamo in una scuola e ci stanno alcuni ragazzi che credo facciano elettronica, voi siete tutti elettronici? Tutti quanti. Cominciamo dalle super basi, super fondamenta. Che diavolo è l'informatica? Chi vuole rispondere? Ragazzi, che cos'è l'informatica? Ragazzi, non so, se vuole partecipare qualcun altro. Secondo voi che cos'è l'informatica? Quindi non li puoi punire se non. Nessuno che c'ha un'idea, dai, fate i timidi su, qualcuno che si butta, che si lancia su una ipotesi di risposta, dai. Vuoi rispondere tu, che sei un giovane ragazzo. Allora, l'informatica, prima di tutto, è una branca della matematica. Se qualcuno da grande di voi, e non solo di voi, vuole fare l'informatico, vuole fare ingegnere informatico, scienze dell'informazione, eccetera, si ritroverà a che fare con molta matematica. E l'informatica è una branca della matematica applicata allo studio dell'informazione. Ora, domanda ancora più difficile, che cos'è l'informazione? Se farete l'università conoscerete un tale Shannon che parla di variazioni di incertezza, insomma, vabbè, non ci interessa più di tanto. Da un punto di vista molto pratico, molto terra-terra, l'informazione è un qualcosa che noi possiamo utilizzare per aumentare le nostre conoscenze su qualcosa o in generale per sapere, per connotare bene un determinato fenomeno. Per fare un esempio concreto, se io vi dico 40 o 50, quello non è un'informazione, è un dato, è un numero che io vi butto lì, così. Se io vi dico che 50 è il numero di persone all'interno di questa stanza, quella è un'informazione, è un parametro, è un dato che applicato ad un contesto, applicato ad una realtà, vi informa su qualcosa. Il lavoro dell'informatico è quello di gestire l'informazione, cercarla, archiviarla, metterla in ordine, gestirla, manipolarla. L'anagrafe del vostro comune contiene un mare di informazioni. Il segnale elettrico che voi elettronici usate per pilotare un LED, un motore, un braccio meccanico è un'informazione. I software sono un'informazione. Il software, e piano piano ci avviciniamo, no? Che cos'è allora il software? Che cos'è Che cos'è questo strumento che noi informatici utilizziamo? Se è fatto voce, ma ti sente lo stesso? Ecco, facciamo il microfono. Che diavolo è il software allora? C'è una frase molto carina che si sente nei corsi di computer, cosiddetti corsi di informatica, che in realtà non sono corsi di informatica, ma sono corsi di computer, che alla prima lezione ti spiegano la differenza tra hardware e software. E questa frase è che l'hardware è tutto quello che puoi prendere a calcio, il software è quello che puoi solo maledire. Che è una frase simpatica e divertente, da una parte dà conto del rapporto difficile che abbiamo con l'hardware e con i computer in generale, perché il prenderli a calcio è un tentativo, è una cosa che vorremmo fare molto spesso. Ma in realtà c'è anche qualcosa in più in questa frase, perché se l'hardware è quello che puoi prendere a calcio, vuol dire che l'hardware è fatto di atomi. Questo computer, il computer di Marco, è un oggetto fisico fatto di atomi, di modello, silicio, carbonio, rame, oro, plastiche, un sacco di roba.
quel computer può essere venduto, io posso prenderlo, rubarlo e scappare via, e Marco non ha più la proprietà di questo oggetto, lo posso distruggere, lo posso vendere. Il software no, il software non può essere pesato, questo pesa 1,5 kg. Il software quanto pesa? Quanto è lungo un software? Non ha senso parlare di lunghezza, caratteristiche, dimensioni del software. Il software non può essere venduto, o forse sì, secondo qualcuno. Insomma, capite che c'è una bella differenza tra l'hardware, materia, e il software che è spirito, nel senso più laico e pagano del tempo. Ad ogni modo, su questo discorso spirito-materia ci torneremo, perché vedrete che tornerà comodo più avanti. Fatto sta che noi abbiamo detto, siamo degli informatici, gestiamo l'informazione, lo facciamo tramite dei software. Che cos'è un software allora? Il software è la trasformazione di un algoritmo come questo. Avete fatto le medie? Penso tutti quanti. Vanno spiegato come si risolvono le equazioni di secondo grado. Ecco, quello che il vostro professore mi ha insegnato sta tutto qui. Si prendono i tre coefficienti, si calcola il delta, discriminante, se è minore di zero non ci sono soluzioni reali, all'università o alle superiori scoprite numeri complessi, scoprite altre cose, ma diciamo che non si possono risolvere. Se il delta è uguale a zero si fa in un certo modo, se non è uguale a zero si fa in un altro modo, si ottengono le radici, risolta l'equazione. Questo è un algoritmo. Le istruzioni per caricare la lavastoviglie sono un algoritmo. La ricetta della carbonara è un algoritmo. La sceneggiatura di un film è un algoritmo. Un copione teatrale è un algoritmo, una barzelletta è un algoritmo, una serie, la definizione esatta è una serie finita di passi finiti che in un tempo finito risolve un determinato problema. Io ho il problema di trovare le radici di questa equazione. Questa serie di passi è finita, sì, perché vedete non è che mi vado a infilare un loop che non finiscono mai o i discorsi che non finiscono mai, alla fine arriverò sempre alla conclusione, che poi può variare, però io risolvo il mio problema. Come si fa a passare da questo algoritmo ad un software? Tramite il linguaggio. Tramite uno di questi linguaggi. Questa è una classica biblioteca da informatico, dove ci sono un sacco di libri su linguaggi di programmazione più disparati. C, C++, Python, Java, Perl, Ada, ce ne sono a tonnellate, PHP. Cosa sono i linguaggi di programmazione? Sono lo strumento che noi informatici abbiamo per parlare con il computer. Perché non gli parliamo in italiano, in inglese, in greco antico, in latino, in un'altra lingua? Perché queste lingue, la lingua che noi parliamo, ha dei problemi intrinseci. Posso andare avanti ancora? Se io mi scrivo questa parola, di che sto parlando? Di? No, io sto parlando di picchiare qualcuno. Io non ho detto la botte, io intendevo le botte. Se abbiamo fatto fatica noi a capirlo, figurate che è un aggeggio estremamente veloce, ma estremamente stupido come un computer. C'è un'altra battuta famosa che si usa spesso per spiegare questo problema. Diciamo che io vi dico che stasera voglio fare la pizza e vi invito a mangiare la pizza e vi dico, vai al supermercato, compra una scatola di pelati, se c'è il lievito di birra compra anche un chilo di farina. Voi tornate con il lievito di birra oppure no? Me lo comprate oppure no? Se c'è. Ma io non ho detto che... Io non vi ho detto se c'è il lievito di birra compra il lievito e la farina, io vi ho detto se c'è il lievito di birra compra solo la farina. Voi dite, ma senza lievito come la fai la pizza? Non è un tuo problema. Io ti sto dando degli ordini, tu non li riesci a capire. Perché? Non perché siamo stupidi, ma perché il linguaggio naturale è così, è ambiguo, non si capisce. E infatti genera tante confusioni, tante, o permette tante scappatoie, che fa il diplomatico e ci lavora con questi giochetti. Ma il computer che è stupido e vuole degli ordini semplici, chiari, essenziali e precisi, il linguaggio naturale non lo sopporta. Poi ha un linguaggio di programmazione. E allora io mi scelgo un linguaggio di programmazione, per esempio Python, e scrivo questa roba. Non è che si può passare un po' la luce così? Non che serva molto le mie slide, non sono molto veloce, però magari un po' meno. Questo è un programma. Dice, ma io non ci capisco nulla. Certo, perché non conosci il Python. Se qualcuno di voi comincia a parlarmi in tedesco, io non capisco nulla, è normale. Uno prima impara il tedesco, o prima impara, prende il libro di Python, se lo legge, se lo studia, tutto quanto, e poi capisce il significato di questa roba qua.
che è sostanzialmente, si comincia qui sotto, prendi tre coefficienti, istanzia un oggetto, equazione, insomma, avvia questa parte del programma all'interno della quale si fa la ricerca, si risolve a seconda del risultato. Tu mi dirai che non c'è una soluzione reale, sono due soluzioni coincidenti, oppure mi dai due soluzioni, insomma, esattamente l'algoritmo. I programmi sono questo, il software è questa roba qua. Un programmatore sta tutto il giorno davanti a un computer buio, scuro, anzi il monitor è luminoso, ma la stanza è scura, a scrivere cose incomprensibili come queste. Come ci si arriva al software libero a partire da questo? Ci si arriva perché la parte più importante di questo software non è questa che fa le cose, ma è quella lì che non fa. Quelle due righe sono, a parte la prima, ignorate la prima, ma la seconda e la terza riga sono due righe di commento, vedete che sono scritte in inglese, in linguaggio naturale. Se io chiedessi al computer di interpretare quelle righe, lui mi direbbe che non ci riesce, però noi italiani, noi esseri umani, lo capiamo benissimo. E lì c'è scritto che quel software è stato scritto da una determinata persona e che quella persona l'ha rilasciato secondo una determinata licenza. Cos'è la licenza di un software? Qual è il vostro cantante preferito? Vasco Rossi, che ho visto la situazione al governo, va di moda adesso. Vasco Rossi, voi andate al negozio in piazza Fermo a comprare il CD di Vasco Rossi e ve lo sentite. Ma voi vi state comprando la musica di Vasco Rossi o il diritto di ascoltare quella canzone? Non è che se io vado a comprare il CD di Vasco Rossi diventa Vita Spericolata di Andrea Colangelo, rimane Vita Spericolata di Vasco Rossi, però io posso ascoltarlo a casa mia. Io non acquisto il brano, non divento proprietario del brano, divento titolare del diritto di poter ascoltare quel brano, come quando mi pare, con anche buone limitazioni, se mi metto in piazza a farlo sentire a tutti devo pagare altri diritti, perché quel diritto non è concesso nella licenza iniziale. Questa è la licenza, la possibilità di sfruttare una determinata opera dell'intelletto, un libro, una canzone, una musica, una ricetta, una barzelletta, un software, secondo le regole imposte dall'autore. Io questo software l'ho scritto io e io decido che le persone lo possono utilizzare se rispettano questa licenza qui, la licenza GPL. Il software quindi va preso come una canzone, va considerato come una canzone, va considerato come un hardware. È una mela o un'idea? Che c'entrano le mele? Non, il riferimento non è ad un'azienda di computer. Il riferimento è ad una frase di John Bernard Shaw, che è un grande personaggio, ciao Marta, che è un grande personaggio inglese, spero che tu studierete, lo abbiate studiato a scuola. Prego. Questo punto è. Scusate, prego, prego. Prego. Ma... Ciao, grazie a tutti. Scusate, dicevamo, George Bernard Shaw, in tempo assolutamente introspetto, agli inizi del Novecento, quando i computer nemmeno esistevano, disse una frase a proposito delle mele e delle idee. Lui disse: se io ho un'idea, una mela, e Daniele ha una mela, professor Costacchi, e ce le scambiamo, ognuno di noi alla fine si ritrova con una mela a testa. Ma se io ho un'idea e lui ha un'idea, ce le scambiamo, alla fine ci ritroviamo con due idee a testa. La mela è arte, è materia, io non posso copiare una mela. L'idea sì, l'idea è immateriale. Se io adesso vi dico la barzelletta più bella del mondo e voi andate in giro a raccontarla, non è che io non posso dirla più perché ve l'ho regalata, ve l'ho ceduta. Ve l'ho copiata, tra virgolette, senza perderne la proprietà. Il software, insomma, è una mela, un'idea, è un oggetto fisico che va venduto come tale. Oppure è un qualcosa che bisogna gestire secondo regole un po' diverse, secondo una logica un pochettino diversa. Questa domanda se la pose questa persona qui, Richard Stallman, che nel 1983 era davvero uno sconosciuto. Adesso forse ancora un pochino, ma un po' più conosciuto dov'è. Questo Richard Stallman, che ha questo aspetto orribile, un personaggio luciferino, sembra un demonio, sembra... Questo Richard Stallman, che è considerato attualmente, lo è anche all'epoca, uno dei 10 programmatori più bravi del mondo, una persona geniale che ha scritto dei software
incredibilmente complessi, complicatissimi. Questo Richard Stallman lavorava all'MIT di Boston nel 1983, quindi sono 30 anni esatti. Lavorava all'MIT e ebbe a che fare con questa roba qui, non con la signorina, ma con quella roba che c'è dietro, che è una stampante. Adesso voi siete abituati alle stampanti destro che sono grandi così, all'epoca per stampare un foglio ci voleva tutta questa parte. Quella è una stampante. Che c'entra la stampante con Stallman e con il software? A Stallman a un certo punto accade un problema. Loro avevano stampato un modello precedente rispetto a questo, che come tutte le stampanti ha bisogno di un piccolo pezzo di software per poter funzionare, che viene installato sui computer di chi lo usa. Su questo pezzo di software Stallman aveva fatto delle modifiche che a lui e alla gente che lavorava nel suo ufficio risultavano molto comode. Erano delle modifiche che permettevano di avviare tante stampe una dopo l'altra. Ogni volta che una stampa veniva finita, quello che aveva messo in stampa il software riceveva un messaggio che gli diceva: guarda che là la stampa è finita, vado a prendere foto. E altre cose ancora. A un certo punto questa stampante si rompe. Arriva una nuova stampante che è questa qui, una stampante della Xerox, l'azienda credo attiva ancora oggi. Quando arriva questa nuova stampante, Richard Stallman manda un messaggio, telefono a quelli della Xerox e gli dice: scusate, noi facevamo la stampante, io avevo fatto delle patch, delle modifiche, non è che mi date il codice di questa nuova stampante, del software di questa nuova stampante, così io faccio le stesse robe perché ci servono. E la Xerox gli dice: ma tu sei pazzo, io non vedo proprio nulla, perché quella è roba mia. Quella è una mela. Io ti ho venduto un pacchetto completo che è hardware più software insieme, e quel software tu lo devi considerare esattamente come l'hardware che ti ho venduto. Quella è mia proprietà intellettuale, tu lo puoi solo utilizzare, non ci puoi fare nulla. Anche uno come me, come noi, probabilmente come tutti quanti, probabilmente avrebbe un po' sclerato con gli amici, con la moglie, con la fidanzata, sarebbe lamentato. Richard Stallman, che è un tipo con una testa un po', anche un po' fumino, un tipo un po' particolare, chi lo segue su internet sa che partecipa in maniera molto attiva alle discussioni, anche fin troppo attiva. Richard Stallman comincia a riflettere su quel divieto che gli è stato imposto, sul fatto che il software, che per lui è vita, che per lui è la cosa più alta che si possa pensare, il software viene considerato la stregua di una mela qualsiasi. E a lui non sta bene questa cosa, non gli sta per niente bene. Comincia a riflettere, comincia a pensare e conia la definizione di software libero. Addirittura decide di lasciare l'MIT. Lasciare l'MIT, insomma, l'MIT era ed è uno degli istituti di ricerca più prestigiosi al mondo, è una rampa di lancio verso delle carriere meravigliose con assegni, con tanti zeri. Quindi decide di licenziarsi e fonda questa fondazione, appunto, che è la Free Software Foundation. Una fondazione che si occupa di promuovere il software libero e all'interno della quale Richard Stallman decide di scrivere un manifesto, che lui chiama manifesto del progetto GNU, più tardi vedremo cosa è il progetto GNU, ma questo manifesto è un po' l'elemento fondatore di questo movimento del software libero, perché all'interno di questo manifesto Richard Stallman definisce quattro libertà, le famose quattro libertà del software libero. Queste libertà sono delle caratteristiche, degli aspetti legali veri e propri che il software deve avere per poter essere definito libero. Sulla base di queste quattro libertà, Richard Stallman scrive anche una licenza, quella che ho usato io per il mio software sulla risoluzione delle equazioni di secondo grado, una licenza che oggi è la più diffusa, si chiama GPL, che non è gas di petrolio libero, significa General Public License, licenza generale pubblica. E questa licenza rispecchia fedelmente quelle quattro libertà e concede all'utente quelle quattro libertà, che sono quella di poter utilizzare il computer. Guardate che non è una libertà banale questa, lui la chiama zero perché intanto in informatica i numeri cominciano da zero e lui rimane fedele alla linea. D'altra parte perché è talmente basilare che lo scrivi a fare un software se non dai la libertà di utilizzarlo. Immaginate Vasco Rossi che scrive la canzone e poi dice: no, però non la può ascoltare nessuno, questa solo io, non ha senso. Eppure guardate che anche questa libertà oggi deve essere repentaglio. Se voi andate in un negozio dell'Apple e chiedete di comprare il software dell'Apple, il sistema operativo dell'Apple, il negoziante dice che non ve lo può vendere, che la licenza d'uso di quel sistema operativo dice che voi lo potete utilizzare solo e soltanto se comprate anche l'hardware relativo. Quindi anche la libertà di utilizzo non è che sia sempre garantita. Però diciamo che bene o male questa ci sta sempre.
Sono le altre tre libertà quelle che sono ancora più esclusive. La prima, che poi in realtà è la seconda, è la libertà di studiare il codice del programma. Perché bisogna concedere la libertà di studiare il codice di un programma? Richard Stallman è un programmatore. Richard Stallman sa benissimo che per diventare dei grandi programmatori bisogna leggere il codice scritto dagli altri programmatori. Umberto Eco non sarebbe mai diventato l'autore del Nome della Rosa, che è un libro bellissimo, senza aver letto migliaia di altri libri prima. Non si diventa dei bravi programmatori soltanto con il libro del Python davanti e facendo gli esercizi. Diventa dei propri programmatori anche vedendo come gli altri hanno risolto determinati problemi. Perché di fronte ad un determinato problema, tipo quello delle equazioni di secondo grado, non è che soltanto la mia versione del programma è quella giusta, ce ne sono infinite di versioni di quello stesso algoritmo implementate nel programma. E magari la mia non è nemmeno la migliore o la più elegante, qualcuno più bravo di me riuscirà a scriverla meglio. Se io non ho la possibilità di studiare il codice, non ho la possibilità di diventare un bravo programmatore. Dal punto di vista di Richard Stallman questo è fondamentale, così come è fondamentale poter copiare il programma. Se io ho scritto quel programma per risolvere le equazioni di secondo grado e quello può essere utile a qualcuno durante un compito in classe, perché quella persona non deve essere libera di copiarlo ad altre persone ancora che possono avere la necessità di quel software? Se quel software fa qualcosa di positivo per la collettività, è giusto che quel software giri il più possibile. Non ci deve essere l'obbligo di non poter copiare quel programma, ma ci deve essere la libertà di poterlo fare come e quando si vuole. E ulteriormente, combinando un po' tutte queste tre libertà insieme, si arriva alla terza, alla quarta, la libertà 3, quella quarta, che è la più esplosiva e la più dirompente di tutte, è la libertà di modificare il programma. Io ho scritto quel programma, abbiamo capito che non sono un bravo programmatore, quindi l'ho scritto un po' male. Daniele è più bravo di me, se ha le potenzialità per correggere il mio programma e farlo girare più velocemente, con più efficacia, in maniera migliore, o è in grado di aggiungere delle caratteristiche nuove, per esempio riesce a risolvere anche quelle di terzo e di quarto grado, perché non deve poter essere capace di farlo? È un po' come se io cercassi di correggere il Nome della Rosa. Trovo che da una parte Umberto Eco ha scritto qualche cosa di sbagliato, di errato, vi lascio una nuova versione del Nome della Rosa corretta da me, ma un'opera della quale io non è che mi attribuisco la paternità. La libertà di copiare, studiare, modificare non significa la libertà di appropriarsi del lavoro degli altri. Quello che ho fatto io rimane mio. La libertà che ha Daniele è quella di presentarsi al mondo dicendo: guardate, questo è basato sul lavoro di Andrea, io l'ho migliorato, l'ho fatto meglio, questa è la mia nuova versione, in cui ci sono le cose originali fatte da Andrea più le cose che ho fatto io. Queste quattro libertà messe insieme sono potenti, sono devastanti. In un mondo che è quello dell'83, ma oggi non è che le cose siano molto diverse, nelle quali il software viene considerato una mela. Software era un prodotto commerciale che veniva scritto, venduto, esclusivamente per farci soldi. Attenzione però, teniamo a mente bene questa disequazione, non questa equazione. Io non ho detto da nessuna parte che il software libero debba essere gratuito. Non l'ho detto e non lo dirò mai. E se qualcuno mi dice, no, quello è software libero quindi è gratuito, oppure quello è software gratuito quindi è libero, quella persona non sa di che cosa parla. Perché nessuna di quelle quattro libertà dice che il software libero debba essere gratuito, necessariamente. In giro su internet è pieno di software gratuiti che non sono affatto liberi. Quei software sono liberi solo e soltanto se rispettano quelle quattro libertà. È talmente vera questa cosa che se qualcuno si sta chiedendo, allora uno come fa a guadagnare con il software libero? Dicendo, tu sei un programmatore del software libero, sei uno straccione perché tanto non guadagni nulla. Questa cifra qui, 1.130.000.000 di dollari, è il fatturato del 2012 di questa azienda che si chiama Red Hat, un'azienda che si trova anche lì a Boston incidentalmente, perché è un'azienda attiva nel software libero, loro fanno un sistema operativo che si chiama appunto Red Hat, basato su Linux, è solo e soltanto software libero, solo e soltanto software libero, con pochissime eccezioni legate a dettagli, a delle cose particolari. E questa azienda riesce comunque a guadagnare.
Lo fa tramite il supporto alle configurazioni, tramite l'assistenza, tramite le certificazioni, attraverso vari modi. Il software libero non è software gratuito, e però spesso lo è, ed è uno dei motivi per cui noi l'abbiamo citato come strumento per uscire dalla crisi. Le aziende che hanno dei problemi contingenti legati alla situazione economica spesso trovano nel software libero un'alternativa valida per risparmiare un po' di soldi, perché spesso il software libero è anche gratuito. Ma non solo è gratuito, spesso, non sempre, ma spesso è anche un software molto bello, e soprattutto è un software molto vantaggioso. È un software vantaggioso perché quelle quattro libertà, prese così come sono, sembrano un trattatello di filosofia alta e nobile nella quale si declamano quattro principi importanti, vabbè. Ma in realtà quelle quattro libertà non sono solo filosofia, non sono solo teoria, sono anche pratica, perché quelle quattro libertà mettono in moto tutta una serie di meccanismi. Se qualcuno di voi da grande studierà ingegneria del software capirà benissimo, ma basta entrare in una delle comunità del software libero per capire. Mettono in moto tutta una serie di meccanismi che rendono il software libero tipicamente migliore, più stabile, più veloce, più performante, più sicuro. Io e Marco su questi due computer non ce l'abbiamo l'antivirus. Voi che avete Windows ce l'avete. E se non ce l'avete siete dei pazzi. Io no. Tanto per parlare di sicurezza, ma potremmo parlare anche di velocità. Da in giro c'è il presidente che è appena arrivato. Nel suo ufficio il presidente ha una marea di computer che fanno parte del nostro progetto Trashware, che sono dei computer vecchi come il buco, che Windows non ci gira, ma dico Windows non perché ce l'abbia con Windows, sono 15 anni, ma perché tanto è il sistema operativo più diffuso. Computer su cui Windows non ci gira nemmeno se vi mettete a pregare in ginocchio da davanti al computer, su cui noi ci mettiamo distribuzioni iper minimali di Linux, come Vector Linux, Puppy, tutte queste robe sfigatissime, che li fanno risorgere quei computer. Il software libero è un software fortemente meritocratico, l'interesse per le aziende è anche questo. Nel software libero non campa, nel business del software libero, non campa chi è più bravo degli altri a arrivare prima sul mercato, ad aggredire il mercato, a mettere delle regole, dei lock-in che ti impediscono di uscire. Se utilizzate dei software, non lo so, per automazione d'ufficio come Microsoft Office o i tanti altri che ci sono in giro, molto spesso avete il problema che se cercate di trasmettere un file realizzato con quel programma ad un amico che non ha quello stesso programma, quell'altro amico non riesce ad aprirlo a volte. Il vantaggio del software proprietario, il vantaggio che il software proprietario cerca di imporre, è quello di ingabbiarti in un sistema nel quale una volta che tu sei entrato non riesci ad uscire. Quando le amministrazioni pubbliche, che in quanto tali dovrebbero solo e soltanto usare software Linux, quando le amministrazioni pubbliche che hanno magari già una rete di computer con sistemi proprietari di varia natura cercano di uscire dal sistema proprietario e andare nel software libero, spesso si parla di costi di entrata nel software libero. Sbagliato, il software libero non ha costi di entrata, quelli sono i costi di uscita dal software proprietario, che vanno imputati a chi ha scelto di mettere il software proprietario lì, software che è fuori standard, che non rispetta i protocolli. Il software libero non ha dei costi di entrata, perché è trasparente, perché è accessibile, perché il software è libero, perché il software è visibile da tutti, i formati che utilizza per il salvataggio dei dati sono standard. Il software libero è bello perché, appunto, è meritocratico. Se io scrivo un software, se io sono un'azienda che scrive software e scrivo del pessimo software libero, il primo che arriva mi soffia il business, perché è più bravo di me, scrive del codice migliore di me e si presenta sul mercato con una piattaforma migliore della mia. Nel software proprietario tu puoi sfruttare quei vincoli che sei riuscito ad imporre perché sei arrivato prima e impedire la emorragia dei clienti. Ma nel mondo del software libero non lo puoi fare. Nel mondo del software libero va avanti chi è più bravo, non chi è arrivato prima o chi ha più agganci, più contatti, più amicizie, più. Le aziende, le amministrazioni pubbliche, le scuole, le università non possono scegliere il software proprietario per definizione. E devono necessariamente scegliere del software libero per tutta questa serie di grandi ragioni. C'è un'azienda molto bella, purtroppo non ho messo lo screenshot,
C'è un'azienda molto carina, non è un'azienda, è un consorzio, di Senigallia, quindi una realtà qui vicino a noi, della nostra regione, della vostra regione. Questa azienda si chiama, questo consorzio si chiama Open Municipio. Che cos'è? Praticamente è una piattaforma che loro si sono inventati partendo da zero, tutta basata sul software libero, che permette di monitorare i lavori all'interno di un consiglio comunale, di un consiglio provinciale, inizialmente per adesso soltanto di un consiglio comunale. Come funziona? Tu sei il comune di Fermo, prendi questo software, lo installi, metti una redazione che sta lì, riempie di dati, ci mette le delibere, i voti espressi in consiglio comunale, se si fanno i consigli comunali, sta lì e carica e riempie di tutto quello che c'è di necessario. I cittadini da casa possono andare a vedere il consigliere tale che cosa ha votato, che cosa ha proposto, come si è espresso in quella seduta, a quella proposta che cosa ha votato, quante presenze ha fatto in consiglio comunale. È uno strumento di democrazia liquida, adesso va di moda questa definizione, democrazia attiva, partecipativa. Quello è il software libero. Se io lo voglio fare per il comune di Fermo come privato cittadino, vado sul sito di Open Municipio, mi scarico il codice, me lo installo sul mio computer, lo metto a disposizione di tutti e tutti lo possono utilizzare. Dicevo, allora dove ci guadagna Open Municipio? Open Municipio guadagna sul supporto all'idea, non sull'idea. Loro non ti vendono l'idea che hanno sviluppato, cioè Open Municipio, ma ti vendono una redazione composta di un certo numero di persone che tutti i giorni va in comune, si spulcia dal pretorio, le delibere, i verbali, eccetera, e carica tutti i dati sul sistema. Se tu paghi una certa cifra, loro ti forniscono questa redazione. È un modo eccellente di fare business con il software libero. Ecco come si guadagna con il software libero. Non sfruttando l'idea, ma sfruttando il supporto all'idea. E Open Municipio, per rimanere sul mercato, deve rimanere migliore degli altri, perché se io mi metto con delle altre persone a fare un Open Municipio migliore di Open Municipio, e posso farlo perché l'Open Municipio riconosce il diritto di copia, di modifica, di ridistribuzione, eccetera, io posso soffiare loro il lavoro perché sono più bravo di loro. Capite perché il software libero riesce a arrivare meglio degli altri, a essere più competitivo, a migliorarsi spontaneamente da solo? Perché tendenzialmente si va verso un progressivo miglioramento. Questa cosa è talmente vera che Richard Stallman nel 1984 pose il progetto GNU. Ovvero lui dice, visto che abbiamo a disposizione tutta questa congere di diritti, di vantaggi, di cose positive che ci dà il software libero, scriviamo il software libero, facciamo un sistema operativo e un kernel che siano totalmente liberi. Ora, calma, due parole belle pesanti, sistema operativo e kernel. Di che stiamo parlando? Cominciamo con il concetto di sistema operativo. Andiamo ad esempio. Windows è un sistema operativo, macOS è un sistema operativo, Ubuntu è un sistema operativo, Android è un sistema operativo. Tutta quella serie di grandi, enormi, complessi programmi che vi permettono di utilizzare il computer, tutti quelli sono dei sistemi operativi. Ognuno di questi vi permetterà di lanciare il programma per andare su internet, quello per vedere il posta elettronica, quello per guardare i film, eccetera, eccetera, eccetera. Al cuore del sistema operativo c'è il kernel. Se voi andate sul vocabolario inglese e cercate kernel, scoprite che kernel sono questa roba qua, i noccioli delle cose, i semini, le parti più interne, il griglio della noce è il kernel della noce. In informatica si usa la parola kernel perché il kernel è la parte più centrale di tutto il sistema operativo. Il sistema operativo, proprio perché è un sistema, è formato da tanti programmi diversi, il compilatore, l'editor, la shell, c'è tanta roba. Al centro c'è un elemento, un oggetto, si chiama kernel, che è la parte più intima, più nascosta. Voi non lo vedete mai in esecuzione, il kernel non mette delle finestre, non vi dà degli avvisi, però sta lì, in sottofondo, lavora, fa le sue cose e le fa sempre. Quando viene lanciato il progetto GNU, si tratta di costruire il kernel e tutti quanti quegli altri programmi che compongono il sistema operativo. Siamo ancora nel 1984. I lavori cominciano perché un sacco di sviluppatori aderiscono all'idea di Richard Stallman e cominciano a portare avanti il progetto di Richard Stallman. Comincia ad uscire fuori il primo compilatore, la prima versione delle librerie, cioè tutti i pezzi necessari per fare il sistema operativo, per delle ragioni che non ci interessano, varie, non ci riguardano. Proprio sul kernel i lavori rallentano molto. Arriviamo nel 1991 che un kernel esiste, si chiama Hurd, però
però fa veramente poco e nulla, quasi nulla. Cioè c'è tutto tranne il kernel. E siamo nel 1991. Mettiamo un attimo da parte nel cassetto la situazione di GNU. Perché GNU nasce in America, nasce in questo particolare contesto, ma in Europa c'è un altro sconosciuto, totalmente sconosciuto, che si chiama Linus Torvalds, un simpatico ragazzotto che all'epoca faceva lo studente universitario a Helsinki, mi pare, medio finlandese. Questo Linus Torvalds all'epoca aveva tipo 22-23 anni e faceva il corso di sistemi operativi all'università, era uno degli esami, per gli informatici uno degli esami più importanti, come potete capire. Lui aveva come professore un tale Tannenbaum, Andrew Tannenbaum, che è un grandissimo luminare, ha scritto dei libri, io c'ho un libro di reti di calcolatori carto, così sembra la Bibbia rilegata, enorme. È un grandissimo luminare. Questo Tannenbaum aveva realizzato un piccolo kernel, che si chiamava Minix, proprio perché era piccolino, e lo utilizzava a lezione, lo utilizzava per spiegare proprio i concetti di base dei sistemi operativi. Era un kernel che non era libero, non totalmente. Rispettava alcune delle regole delle quattro libertà, ma non tutte. In particolare poteva essere usato solo a scopo didattico. E soprattutto era scritto in un modo che a Linus Torvalds non piaceva molto. Allora Linus Torvalds a un certo punto se ne esce fuori con questo messaggio, un messaggio storico su un newsgroup, non so se qualcuno di voi conosce il newsgroup, sono un po' i forum di 30 anni fa, 20 anni fa. Su questo newsgroup, che come vedete è dedicato proprio a Minix, questo sconosciuto, all'epoca non lo conosceva nessuno, Linus Mellinger Torvalds, esce lì e dice, oh ciao, io sono Linus Torvalds, studio all'università con Tannenbaum, avendo la voglia di scrivere un kernel simile a Minix, diciamo come Minix, ma così è una stupidaggine tanto proprio per giocare, per vedere un pochettino dove si va a parare. È solo un hobby, non è che voglio fare una cosa chissà che sarà mai grande e professionale come GNU, un progetto che invece stava portando avanti di Giastondo, perché era una corazzata enorme. Dice, io ci sto giocando, sto vedendo un pochettino come vanno le cose, l'ho rilasciato come software libero, ho utilizzato la licenza GPL. Se qualcuno di voi si vuole divertire con me, se lo scarica, se lo tira giù, se lo modifica, mi rimane dietro le patch, vediamo un pochettino di portarlo avanti, così finché vogliamo. Cioè, sì, per cazzeggio puro. Questo progetto, nel giro di pochi mesi, comincia a radunare tutta una comunità di persone, di sviluppatori, che lavorano attivamente su questo kernel. E nel giro di un anno o più, comincia a diventare un kernel, ma altro che solo un hobby, comincia a diventare una cosa serissima. E migliore, molto migliore del kernel che stavano sviluppando, quindi del progetto GNU, che invece erano stati molto rapidi su altre cose, ma non su quell'aspetto. A questo punto esce un genio che dice, ma aspettate un attimo perché qua c'è gli osci pazzi, di là c'è tutto tranne il kernel, di qua c'è il kernel, manca tutto, facciamo conoscere questi due progetti, mettiamoli insieme e abbiamo risolto. E infatti esce fuori GNU Linux. Tutto l'insieme dei programmi del progetto GNU, editor, libreria, compilatore, shell, tutto quello che c'è di là, con il kernel di Linux, al posto del kernel di GNU che sarebbe Urd, che per adesso non si riesce a sviluppare. GNU Linux è un sistema operativo completo, fa tutto, al quale viene fornita poi successivamente l'interfaccia grafica, il programma per andare su internet, il programma per andare in tutto quello che c'è necessario. Ed essendo software libero, essendo l'unione di due programmi rilasciati come software libero, quelli del progetto GNU più Linux, ci si possono fare infinite distribuzioni, distro. Io la faccio con lo sfondo rosso, con quel programma e senza quell'altro. Io lo faccio per quel determinato tipo di processori, con lo sfondo viola e con il logo al centro. Tu lo fai in quell'altro modo, in un altro, in un altro. Ognuno se lo può personalizzare e fare quello che vuole. Al giorno d'oggi ci sono oltre 300 distribuzioni. C'è un sito che si chiama DistroWatch, che le raccoglie tutte quante, anche quelle scaricate da tre persone in tutta la loro storia. Ci stanno tutte quante. Ovviamente alcune sono estremamente famose, Ubuntu è una di queste, Fedora, Debian, eccetera. Altre sono molto più famose. Più in generale, al di là delle distribuzioni, dov'è che Linux oggi lo troviamo? E soprattutto, qualcuno di voi l'ha mai utilizzato Linux? Alzate le mani.
una media molto maggiore rispetto all'altra volta. Qualcuno non l'ha alzata, in realtà si sbaglia, perché in realtà Linux l'avete usato tutti, come diceva prima Daniele. Io accetto scommesse, se volete fare delle scommesse con me, io accetto qualsiasi cifra, perché Linux l'avete utilizzato tutti quanti. E probabilmente non lo sapete, anzi sicuramente non lo sapete, perché Linux oggi, per esempio, è sui telefonini. Io ho un telefono con Android, Daniele pure, molti altri di voi pure. Android è un sistema operativo basato su Linux. Siccome Linux concede dei diritti di copia, modifica, distribuzione, bla bla bla, tutto quello che abbiamo detto prima, Google ha detto bene, prendiamo questo che è già fatto benissimo, adattiamolo all'utilizzo sui cellulari e facciamo un sistema operativo con gli attributi, che è Android, che sta spopolando, che sta dominando il mercato dei sistemi mobili. Ma non si può copiare. Come? Ma l'Europa non va a essere copiata Android. Perché? Se non deve... quattro regole prima non possono essere... Chi è che non si aspetta? Non ho capito. Android segue le stesse le quattro regole principali. Per quanto riguarda la copia, la derivazione da Linux, le deve seguire per forza. Perché quella licenza GPL lì, e questa è una cosa importante, sono contento che è uscita fuori perché l'avevo dimenticato, la licenza GPL, oltre a includere quelle quattro regole, stabilisce anche che se tu prendi il codice e lo modifichi, le tue modifiche devono essere rilasciate con la stessa licenza. Si parla di licenza virale, c'è una specie di contagio. Quindi quando Google prende Android, prende Linux per farci Android, le modifiche che lui fa ad Android le deve rilasciare con la medesima licenza. E questo permette per esempio a gruppi come Channel Mod, se qualcuno li conosce, di fare delle customizzazioni ulteriori di Android su cui ci fanno impensate, ci fanno delle robe assurde, addirittura sembra che siano meglio dell'originale stesso di Android. I televisori, io 2 anni fa comprai un televisore nella casa dei miei genitori, della Sony, non ti dico la marca per pubblicità, così per cronaca, vado a disimballare il televisore, in mezzo c'era un foglio enorme, grandissimo, dentro il quale c'era la licenza GPL, quella di prima, perché su quel televisore c'era come sistema operativo Linux. Sicuramente i televisori sono dei computer, vanno su internet, il mio televisore twitta, va su Facebook, va su YouTube, fa un sacco di cose, è meglio del computer di casa. E c'è Linux. Su molti videoregistratori, sul lettore DVD, sulle macchine fotografiche, sulle telecamere, questa è la telecamera sulla quale lavorava in realtà, perché adesso ha cambiato l'azienda, un mio caro amico di Bologna, che fa telecamere, un'azienda che fa telecamere per videosorveglianza, telecamere anche molto particolari che riescono a seguire gli spostamenti, se passa un cane, seguono il cane, insomma, telecamere un po' tecnologiche, su quelle telecamere c'è Linux. I post, se vi è mai capitato di fare la spesa o di comprare qualcosa, se avete utilizzato una carta di credito o un bancomat, molto probabilmente i vostri soldi sono transitati in un sistema su cui c'è Linux. Uno dice, vabbè, però, dai, questi, intanto la scommessa non è ancora vita, perché magari qualcuno non c'ha nessuna di queste cose. E poi uno dice, ah, dai, sono progettini che, male che va, costa qualche migliaio di euro. Quindi, questo treno si chiama Shukansen. Questa è una foto che ha fatto un mio caro amico, credo alla stazione di Tokyo. È un treno giapponese, ed è uno dei treni ad alta velocità giapponesi. In realtà di Shukansen ce ne sono negli anni 60, questo è il modello più recente. Su questo treno, che fa delle velocità pazzesche, un po' come il nostro Frecciarossa, il controllo dei motori, dei freni, la navigazione, comunicazioni, riscaldamento, wireless, bagni, tutto, lo fa un computer piazzato qui dentro, qui c'è Linux. La borsa di Wall Street utilizza Linux per gestire i computer su cui passano le transazioni finanziarie che la borsa gestisce. 3-4 anni fa la borsa di Londra ha fatto un passaggio simile. Loro avevano un'architettura, un'infrastruttura basata sull'architettura .NET di Microsoft, se ne sono sbarazzati, hanno introdotto una versione di Linux sviluppata da, credo da Novell, sarebbe SUSE in pratica, per chi conosce già l'argomento. L'hanno tenuta in prova per qualche mese e alla fine l'hanno adottata stabilmente, perché si sono resi conto che quella infrastruttura con Linux era molto più veloce di quella con Windows. E siccome per la borsa più transazioni ci sono e più soldi passano e più ci si guadagna, avere delle macchine più veloci è un bel vantaggio. A Londra quel sistema basato su Linux è stabilito il record di transazioni finanziarie più veloce della storia, il record ancora imbattuto.
Se vi è mai capitato di prendere l'aereo, o se mai vi capiterà, sappiate che il controllore di volo che ha davanti un monitor come quello che sta comunicando il vostro aereo la rotta, la quota, la velocità, e gliele sta dando non a caso una priorità che finisca dentro una montagna o dentro un altro aereo, lo sta facendo sulla base dei dati che vengono mostrati su quel monitor da un computer che sta lì dietro, su cui 99 volte su 100 c'è Linux. A San Francisco hanno fatto una cosa simile per quanto riguarda il traffico stradale. Il comune di San Francisco 5-6 anni fa ha messo tutto un sistema super figo, tecnologico, che controlla i semafori, le luci, le strade, tutto quanto, e che permette di reindirizzare il traffico veicolare in tempo reale in base a incidenti, lavori in corso, eccetera. Tutto quanto questo è controllato da Linux. Se voi andate a San Francisco e scoprite di vivere in una città con un traffico molto fluido, in parte lo dovete anche a Linux, che ha sostituito tutti quanti i vigili urbani dell'intorno. Siccome nessuno ha detto che il software libero non debba essere usato solo per scopi nobili, la Marina degli Stati Uniti ha appaltato alla Lockheed Martin, un'azienda molto famosa, attiva nel settore dell'industria militare, fa tante cose, l'acquisto, la costruzione di 30 sommergibili nucleari sia per propulsione ma anche per armamento, e su questi sommergibili il controllo di motori, armi e tutto il resto lo fa Linux. Una notizia proprio fresca di qualche giorno fa, questo aggeggetto qui è un elicottero, e come vedete è pensato senza persone a bordo, è un drone, cioè un aggeggio che viene pilotato dal salotto di casa, insomma, da una base militare con uno schermo davanti a un joystick, si alza, va in volo, fa quello che deve fare e torna. Non c'è questa una cosa, vedete che qui non c'è il parabrezza, perché tanto non c'è nessuno che deve guardare quello che c'è fuori. Questo aggeggio che è già stato utilizzato si chiama U8 o qualche cosa, non mi ricordo bene, comunque lo fa la nostra Rupa. Questo aggeggio che è già stato utilizzato in alcune missioni in teatri di guerra è gestito da un software, quello che sta a terra, e ovviamente anche quello che sta sull'elicottero, su cui c'è Linux. Il progettino di uno studentello finlandese di 20 anni che se n'era uscito dicendo dai, cazzeggiamo un pochino questo codice, vediamo quello che c'è fuori. Guardate il software libero, le quattro libertà del software dove vi fanno andare. Cioè se il governo degli Stati Uniti decide di usare Linux per questo aggeggio, ma ci sarà un motivo. Se vi è mai capitato di andare su uno di questi tre siti, e qui vinco la scommessa, che non ci credo, non avete mai usato nessuno di questi tre, se avete mai fatto una ricerca su Google, aggiornato il vostro status su Facebook o comprato qualcosa su Amazon, la rete di server di questa azienda, sono tre reti di server diverse, su cui sono passate le vostre ricerche, il vostro status, soprattutto i vostri soldi, sono tre reti di server su cui c'è Linux. In particolare quella di Google è enorme. Google non rilascia dati sulla propria rete di server, ma si dice che si tratti di oltre 2 milioni di computer sparsi su 40 circa data center in giro per il mondo, di cui uno a Milano, sotto la sede di Google. Queste aziende scommettono, hanno a disposizione dei capitali enormi. Google, se non ricordo male, l'ultimo trimestre del mese scorso Google ha fatturato 2 miliardi e non so quanti milioni di dollari. Le cifre enormi, enormi. Loro si potrebbero comprare questo mondo e quest'altro, in parte lo stanno anche facendo. Eppure per i loro computer utilizzano, per i loro server utilizzano Linux. Il progetto di quello studentello finlandese che stava lì dicendo voglio far vedere al professore che sono più bravo di lui, scrive che è. E infine, se non vi basta tutto questo, questo aggeggio qui si chiama LHC, che recentemente ha scoperto una particella nuova che pare che sia un bosone, che pare somigliare tanto a un bosone di Higgs, pare. Questo aggeggio, che è un anello di 27 km di diametro di circonferenza, non ricordo, sotto la Svizzera, la Francia, che è costato non so quanti miliardi di euro, delle cifre enormi. Il controllo dell'anello, della temperatura all'interno dell'anello, del fascio di protoni, la rilevazione dei dati, l'analisi dei dati, tutta quanta fatta da una rete di computer su cui c'è Linux. E siccome siete proprio insaziabili, intanto siete disconnesso da wireless, siccome siete proprio insaziabili, questo giocattolino qui, con una persona tanto per darvi l'idea delle proporzioni, questo aggeggio qui si chiama Sequoia, si trova negli Stati Uniti, credo in Texas, ed è il supercomputer più potente del mondo, l'ha fatto l'IBM, della serie Blue Gene.
Bugin credo che sia uno dei computer di quelli che hanno battuto Kasparov, non sono sicuro, comunque insomma sono un po' parecchi. Fatto sta, questo qui, questo aggeggio qui si chiama Sequoia. Questo aggeggio consuma, tanto per dare un'idea agli elettronici che queste cose le capiscono, questo aggeggio consuma 8 MW di potenza. 8 MW. Ce n'è abbastanza per illuminare tutta Fermo all'ora di punta. Fermo e anche qualcosa di più, forse. Questo aggeggio ha, non è inutile che vi dico quanti processori, quanti terabyte di RAM, cioè delle cifre mostruose. Ed è il supercomputer più potente del mondo, attualmente. Cambierà presto perché ce ne sono altri in costruzione. Sapete qual è il sistema operativo che c'è su questo computer? E sapete qual è quello che sta sul secondo supercomputer più potente del mondo, anche sul terzo, sul quarto, sul quinto, sul sesto, fino al decimo? E sapete qual è la percentuale di computer, dei 500 supercomputer più potenti del mondo su cui c'è Linux? Quasi il 98%. Questo è un aggeggio che è costato al governo degli Stati Uniti 10 miliardi di dollari. Con 10 miliardi di dollari tu ti ci compri un mare di programmatori e gli dici, c'è questo aggeggio qua, fammici un bel sistema operativo giusto, mirato per quello, in modo da ottimizzare, massimizzare tutte le caratteristiche di quel computer, che lo faccia funzionare nel modo migliore possibile. Invece di assumere un po' di gente, sarebbero bastate 300-400 persone, per un budget di 10 miliardi sono nocciolini. Invece di fare questo, il governo degli Stati Uniti ha detto, sai che c'è, io mi andrò a prendere il software di quello studentello finlandese che 20 anni fa aveva detto, dai, giochiamo un po', vediamo un pochettino che si può fare con il software libero. Capite dove si arriva con il software libero? Capite perché il software libero è mostruosamente potente dal punto di vista delle caratteristiche di ingegneria del software e di possibilità del software di evolvere e di migliorare? Insomma, arriviamo alla conclusione, perché adesso poi passiamo anche a cose anche più divertenti di questa lezione teorica noiosa. Software libero è una roba, non è mai stato in realtà, e non lo è oggi, un giocattolino per quattro nerd sfigati che stanno dentro la stanzetta e che alle 3 di notte si mettono a ricompilare il kernel perché non c'hanno niente da fare. Software libero è una realtà seria e lo è sempre di più e lo sarà sempre di più, tanto più la società diventa informatizzata ed automatizzata. Guardate che oggi i computer gestiscono una marea di cose. Da qualche parte in giro per l'Italia c'è il computer dell'Agenzia delle Entrate dove ci sono tutti i nostri 740 e qualche amministrazione, qualche azienda sanitaria ha un altro computer, un altro server dove ci sono tutti i nostri dati sanitari e altri computer gestiscono i nostri soldi, i nostri affetti, le nostre amicizie, le nostre foto, i nostri video. Io non voglio che quei dati, soprattutto quelli più sensibili, siano gestiti con software proprietario, un software che è disonesto per natura, software del quale non ti puoi fidare, software che non sai che cosa fa, che nessuno può sapere che cosa fa quel software. Uno dei motivi per cui ALHC utilizzano il software libero è che la ricerca scientifica non si può fare con il software proprietario. Quando avete fatto le medie vi hanno detto Galileo nel 600 inventa il metodo scientifico, ovvero fisso un'ipotesi, la dimostro, se quell'ipotesi la dimostro io e la può dimostrare chiunque, quell'ipotesi diventa una legge. Per poter dimostrare quell'ipotesi ci vuole riproducibilità. Se io dico che la mela cade secondo la legge di gravitazione universale, quella mela deve cadere in quel modo qui, a Pechino, a Shanghai, in America, su Marte, sulla Luna, nello spazio vuoto, ovunque. Deve essere riproducibilità. Se LHC esce fuori e vi dice noi abbiamo trovato il bosone e l'abbiamo scoperto con un sistema operativo proprietario, la comunità scientifica scoppierebbe a ridere in un secondo e LHC lo chiuderebbe. Perché che ne sapete voi all'interno di quel sistema operativo proprietario come sono stati fatti i calcoli? Come sono stati analizzati quei dati? Il software proprietario non vi permette di farlo. L'unico che vi permette di analizzare quei dati in maniera importante e utile e riproducibile è il software libero, perché se qualcuno ha dei dubbi sulla analisi che il software libero ha fatto su quei dati, tu hai il codice di non ti dà e dici ok, c'hai ragione, trovami l'errore e poi te ne parliamo. Ma con il software proprietario come fate? Non potete farlo. Quindi insomma la sensibilità nei confronti del software libero è importante. In passato c'era grande attenzione per i diritti civili, per i diritti politici,
critici. Oggi li diamo per scontati. I nostri diritti digitali probabilmente noi non li teniamo in debita considerazione come dovremmo oggi. Probabilmente in futuro il tema dei diritti digitali sarà molto più sentito. Quindi è importante fare un po' di sensibilizzazione su queste cose e parlare di queste cose. Quindi fa sempre piacere quando una scuola ospita volontariamente, spontaneamente per parlare di questi argomenti. Detto questo, io direi che facciamo una micro pausa, proprio di 2 minuti, ok? In modo che ci prepariamo per la seconda parte, a meno che non ci siano delle domande. Se ci sono delle domande vi invito a farle ora. Io volevo fare una domanda. Prego. La motivazione per la quale un software libero, come un sistema operativo libero, non dovrebbe essere attaccato da virus. Vuoi sapere la ragione tecnica? In realtà non è vero che il software libero non possa essere attaccato da virus. Se è scritto male è attaccabilissimo dai virus. Nel caso specifico di Linux non è attaccabile dai virus per una quantità di ragioni tecniche importanti, nel senso che il sistema operativo è costruito in un modo tale e secondo dei principi tali per cui l'infezione dei virus magari è anche possibile, però fa pochissimi danni. E soprattutto è molto difficile l'aspetto della viralità, nel senso che molto difficilmente il virus riesce a propagarsi. Per tutta una serie di ragioni tecniche, perché c'è una gestione degli utenti molto stringente per quanto riguarda i diritti dell'utente normale e dell'amministratore, perché il kernel è molto severo nell'accesso all'hardware a basso livello, insomma per tutta una serie di ragioni molto, molto pratiche. Virus per Linux qualcuno ce n'è, ma stiamo parlando di forse 2-3 esemplari. In realtà se voi andate sulla kill dei pacchetti di Ubuntu, tanto per dire una distribuzione, ma lo stesso vale per tante altre, degli antivirus ci sono. Per esempio c'è Clamat, che è uno dei più famosi. Quell'antivirus non serve ad Ubuntu, serve ai server che utilizzano Ubuntu per impedire la propagazione dei software dei virus di Windows. Quindi non serve per proteggere noi, ma serve per bloccare un pochettino il computer. Esatto, per aiutare un po' gli altri. Grazie. Altro? Ok, allora ci prendiamo 2 minuti e intanto ci facciamo.